Nella giornata di ieri, la morte di Raffaella Carrà, la storica showgirl italiana, ha sconvolto un po' tutti. Ha sconvolto persone normali, ma anche VIP, perché nessuno sapeva della sua malattia. Nessuno sapeva che cosa stesse accadendo a Raffaella Carrà, ma qualcosa in queste ultime ore è trapelato. La domanda che tutti quanti si sono posti da ieri è: come è morta Raffaella Carrà? La prima domanda che in tantissimi si sono fatti dopo la notizia del suo decesso. Perché non si sapeva nulla della sua malattia? Perché Raffaella aveva scelto di non condividere questa sua sofferenza con il pubblico e le persone che l'amavano tanto? Francesco Gasparri, inviato della Vita in Diretta, racconta così: ho parlato con una vicina e il portiere, ma nessuno sapeva. Mancava da casa da un po' di tempo, ma pensavano forse nell'argentario per l'inizio delle vacanze estive. Invece era ricoverata ed era riuscita a tenere nascosto anche questa notizia ai vicini. Qualcosa però, dicono, era trapelato, ma non hanno dato la notizia, perché queste cose nel mondo dello spettacolo, se non sono confermate, possono essere addirittura fake news, e quindi a volte sono vere, altre no. Raffaella, come dicono, era magrissima, era stata colpita da questa malattia che aveva attraversato tutto il suo corpo. Suo compagno di una vita, Sergio Iapino, ha comunicato nelle sue ultime disposizioni che Raffaella ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un'urla per contenere così le sue ceneri. Una scelta ben precisa, quella di Raffaella, che dunque non aveva voluto far trapelare la notizia della sua malattia. Poche persone sapevano infatti di questa sua sofferenza, anche gli amici più stretti sono stati sconvolti dalla notizia della sua morte, come ad esempio Barbara D'Urso e la stessa Maria De Filippi, che si dichiara scioccata dalla notizia della scomparsa della nostra amata Raffaella Carrà.